Cari amici, cari soci Lions, con questa trasmissione si conclude il ciclo per quest'anno sociale del nostro spazio Lions. È allora opportuno fare anche un bilancio di quello che abbiamo fatto nel corso dell'anno 2017-2018 e prendere casomai spunto da quello che è stato fatto, da dove abbiamo eventualmente sbagliato, prendere lo spunto per poter anche migliorare nel prossimo anno sociale. In effetti c'è stata una cavalcata lungo tutto l'anno di incontri, una serie di incontri, molti dei quali hanno avuto una grossa partecipazione e una grossa presenza e anche devo dire un notevole gruppo di contatti, a dimostrazione del fatto che in effetti l'insieme delle attività dei social, insieme con Facebook, con WhatsApp, con le comunicazioni via email, permettono di raggiungere un particolare numero di persone e un particolare numero di persone tutte quante coinvolte e interessate al problema. A questo punto ecco che mi viene il desiderio di sottoporre a voi questa mia voglia di fare meglio l'anno venturo, e per cui vi chiedo se volete darmi un parere scrivendo sul mio indirizzo mail michelio@alice.it e nel caso anche darmi la vostra disponibilità a partecipare alle trasmissioni. Io vorrei fare allora soltanto una carrellata sulle attività che questa trasmissione ha svolto, partendo però da quella che è stata al culmine, l'incontro con la Gudrun, venuta a Napoli all'Hotel Excelsior, che sarà la prossima presidente internazionale. È stato per la nostra trasmissione un evento significativo perché abbiamo potuto intervistare la Gudrun, intervistare il governatore Franco Capobianco, intervistare Titta Parisi, intervistare le persone più ragguardevoli e trasmettere a voi anche tramite dei CD, trasmettere a voi il pregevole intervento della Gudrun, specialmente rivolto anche alla crescita associativa, nel campo associativo, del numero di donne. Ma non è soltanto l'incontro con la Gudrun che considero una specie di fiore all'occhiello. Ultime trasmissioni, per esempio, sono state quelle che hanno visto parlare dell'alternanza scuola-lavoro del club della Penisola Sorrentina. Le ultime trasmissioni sono state quelle che hanno visto la partecipazione di Annalisa Quartuccio e di Nellina a Basile, tutte trasmissioni che devo ringraziare quanti si sono collegati, perché hanno dato a noi un notevole numero di contatti. Però non sono state soltanto Nellina Basile, Annalisa Quartuccio, il servizio sull'alternanza scuola-lavoro. Per esempio abbiamo parlato con delle fotografie e anche con delle riprese del congresso di Benevento celebrando la nomina a governatore del caro Paolo Gattolo, e Gattola con la elezione a secondo vice governatore di una persona che più volte abbiamo avuto in questa trasmissione, il poliedrico Antonio Marte, medico esperto di campi per la gioventù, esperto di francobolli. Però non sono stati soltanto questi i personaggi più importanti, sono venuti anche dando la dimostrazione della loro cultura e della loro preparazione e della loro partecipazione, specialmente nel settore
nel settore della storia dei Lions sono venuti Francesco Violi e è venuto Franco Lanza. Abbiamo parlato poi di alcuni service significativi sia a livello nazionale che a livello locale. Uno per tutti, il Side for Kid voluto intensamente da Bruno Cavaliere che ho avuto il piacere di intervistare i colloqui con personaggi di livello multidistrettuali come sono Francesco Accarino e come Titta Parisi, tutti e due che ci hanno dato delle indicazioni su come si deve intendere la vita dei Lions nel secondo centenario. Però io vorrei citare ancora qualche altro nome, e però tra tutti ho avuto la possibilità e il piacere di incontrare molto spesso dei ragazzi Leo. Io ritengo, lo dico sempre e lo ripeto anche questa volta, ritengo che i Leo siano il futuro della nostra associazione, per cui nel mio piccolo, per quello che posso fare, io tento di coinvolgerli sempre più, come lo abbiamo coinvolti quando insieme con Diego Carleo è stato organizzato il Villaggio della Salute in Piazza del Plebiscito e i ragazzi Leo hanno dato un particolare aiuto per la perfetta riuscita di una manifestazione che ha certo visto la partecipazione di tante associazioni mediche e di esperti di diabete e anche di familiari di affetti dal diabete, però ha visto anche la presenza di un gazebo dei Lions e l'aiuto dei ragazzi Leo per l'organizzazione, per la pubblicizzazione, e io dei ragazzi Leo li ringrazierò sempre anche per la loro partecipazione all'Lions Day, del quale abbiamo parlato anche in questa trasmissione con Valeria Minisciotti e con Rosanna Di Stefano, come pure sento il bisogno di ringraziare per il suo contributo culturale che ha dato a questa trasmissione Sandro Brancaccio, che ha portato la sua preparazione di professore architetto nel campo specialmente dei campi flegrei, come nel campo anche della ristrutturazione, a proposito del service alternanza scuola-lavoro, degli edifici storici per adeguarli alla vita di tutti i giorni. Non vorrei continuare in questo arido elenco, perché in effetti sono stati tutti quanti che hanno dato un contributo e un aiuto a questa trasmissione. Io li ringrazio loro e ringrazio anche quanti saranno disponibili a venire a partire dal prossimo mese di settembre, per registrare una trasmissione che, come sapete, gira poi per 6 o 7 volte al giorno per un'intera settimana su due canali digitali, per cui riesce a raggiungere un notevole numero di persone. È un lavoro semplice, è un lavoro però che mi appassiona, è un lavoro che mi impegna, perché come parlavo proprio stamattina a telefono con Tommaso Di Napoli, in effetti con Tommaso Di Napoli parlavamo della importanza della comunicazione. Troppo spesso noi Lions abbiamo il difetto di non pubblicizzare le nostre attività, e con queste parole e con queste considerazioni e con l'auspicio che voi possiate dal mese di settembre in poi prenotarvi per degli incontri e, perché no, darmi qualche suggerimento su come meglio gestire e organizzare questa trasmissione, Elio Fusco vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo anno sociale.